voce, poi siamo tutti molto più disposti a fare quattro chiacchiere piene di buon umore, insomma, ma oggi hanno pubblicato una pagina intera con indirizzo di casa e fotografie di casa di Fabio Fazio, e no, non so, questa ovviamente non è critica televisiva, questo non è niente, questo è catalizzazione dell'odio, puro tempismo, è teppismo, è squadrismo, chiamalo come ci pare. Per restare un po'... Dici una cosa, siccome io ho una moglie che mi rompe le palle ogni volta, scusa a proposito di parolacce, ma la Letizietto è davvero così simpatica o soltanto recita simpatia? Allora, la Letizietto innanzitutto è una persona estremamente normale, normale, non so che un aggettivo, non trovo un sinonimo, è una persona normale, cioè è veramente una signora che va a fare la spesa sotto casa e che vive nel modo meno divistico che possibile, e prima di tutto questo, e secondo poi una donna intelligente, credo che il monologo che farà stasera lo dimostrerà, è un bellissimo monologo secondo me, comico e anche emozionante, molto emozionante nel finale dato l'argomento che affronta e che non vi posso dire. Quindi insomma io le voglio bene personalmente, sono onoratissimo di lavorare con lei da molti anni e insomma è deludente questa mia intervista perché perché vi parlo per il bene con cui lavoro. No, devi dirci che forse sono una cretina, buonista. Senti, ma quei due finti operai che avete messo lì che fingevano il suicidio, no? E anche, devo dirti, anche questo esprime un po' il clima del paese, però, ma sai per quanti giornali hanno, se non proprio scritto, almeno accennato l'ipotesi che fosse una cosa preparata dagli autori del festival? Ma io, se mi danno del cretino, ti dico la verità, non mi fa piacere, ma non è che mi offendo, è un giudizio. Dice, guarda, Serra scrive delle cretinate, non è capace di fare il suo lavoro, ne vogliamo un altro, benissimo. Ma se mi danno del disonesto io mi incazzo. No, perché qui si parla di una truffa organizzata ai danni del pubblico. E soprattutto di quei due. Francamente è un altro degli aspetti della ignobiltà di giudizio e d'animo dilaganti in questo paese. Ma voi autori, voi interpreti, eravate... Vi eravate preparati a un eventuale gag, a uno show di Grillo dal pubblico che si fosse alzato? Avevate preparato una contromisura? Poi invece... Allora c'era tantissimo da lavorare, quindi non è che ci abbiamo pensato più di tanto. Un pochino ci siamo posti il problema del da farsi, dopodiché tutto si è... Aveva ragione il direttore di Rai 1 che ha detto, ma guardate che nel fondo resta un uomo di spettacolo, non posso immaginare che sia talmente scorretto da... diciamo interrompere lo spettacolo di un altro da appropriarsi del palcoscenico di un altro artista, cioè esiste comunque un minimo di fair play nel mondo dello spettacolo e lui si atterrà a questo, e infatti così è avvenuto. Che devo aggiungere? Però, che ha fatto un comizio fuori dall'aria, ma abbastanza quello. Impressionante, l'ho visto. No, ma c'era un aspetto che fa riflettere, c'erano 50 persone e 500 giornalisti ad ascoltarlo. Diciamo che per ogni essere umano c'erano 10 giornalisti per ogni essere umano. Si è sfogato il giorno dopo con Renzi comunque, Grillo. Sì, l'ha fatto con Renzi. L'hai visto tu lo show? Abbiamo anche un problema di ipermediaticità. Sì, l'ho visto e ho anche scritto che il tasto off è l'unico che ci salverà. L'ho visto. Ci sono delle cose che io non voglio sapere e non voglio vedere, ecco, non esiste solo lo share e l'audience televisivo, esiste per fortuna uno share e un audience, immagino, anche nella politica in streaming, non è obbligatorio mi piacciare o mi dispiacciare Renzi e Grillo, perché essere costretti ad avere un'opinione su tutto è obbligatorio, ma insomma bisogna cominciare a rifiutare. Michele, non soltanto avere un'opinione, essere contro o pro, non puoi dire ma ecco, ho fatto un po' bene, un po' male, no.
o sei uno stronzo o sei un angelo. Hai detto meglio di me, non per caso sei un collega leggermente più anziano ed esperto di quanto io sia. Leggermente. Grazie Michele Serra, in diretta dal Teatro Ariston. Bacio alla Tizzetto per noi, che l'anno scorso venne a un speciale di TG0. Ci ama, ci ama. Ci ama molto. Ciao Michele, ciao, stai bene. Mi raccomando, abbi cura delle tue palle. Ciao, cuore delle tue palle, non te le rompe. No, ha detto coglioni, ha detto proprio. Ha rincarato la donna. Vabbè, te le ciao. Allora abbiamo avuto, quindi c'era questo monologo della Litizzetta, autore di un bellissimo libro che si chiama Gli Sdraiati, che con mia grande rabbia sta vendendo a strafottere, quindi provo l'invidia terribile. Ah, quindi sei cattivo, sei buonista, sei cattivo. Devo dare una notazione di sport. Una notazione? Sì, una notizia di sport. Allora,